Karl Heinz Schnellinger. Quella notte lo odiamo veramente a decine di milioni. Forse nessun giocatore straniero militante nel campionato italiano è mai riuscito né prima né dopo a realizzare intorno a sé e su di sé una tale fulminea concentrazione di odio e di maledizioni. Lo spirito antitedesco nascosto nelle grotte dell'animo popolare nazionale. Notte fra il 17 e il 18 giugno, ore 1:47. In quel preciso minuto Schnellinger si rese colpevole del più grande delitto possibile. Tarcisio Curnic, terzino destro della nazionale italiana di calcio, mise in fallo laterale un pallone respinto di testa dal limite dell'area da cera. Lo fece per guadagnare tempo. L'Italia stava vincendo sulla Germania per 1-0 e si era ormai al secondo minuto di recupero. Ancora pochi secondi e la squadra azzurra si sarebbe qualificata per la finalissima dei campionati mondiali di calcio contro il Brasile. Andò a battere il fallo laterale il biondo Elde, entrato a metà del secondo tempo, inarcò la schiena e diede all'ala destra Garbowski, che arrivò di corsa sul pallone leggermente ingobbito, precedendo di un soffio il rientro di Roberto Boninsegna. Garbowski fece un'accelerazione verso il fondo, poi crossò al centro dell'area azzurra. I difensori italiani erano tutti caparbiamente appiccicati ai propri avversari diretti per impedire di cogliere quell'ultima occasione. Il libero Cena si appostò di rinforzo sul più pericoloso di loro, Gerd Müller, il capocannoniere di quei mondiali. Ma lui, Karl Heinz Schnellinger, il più arretrato dei difensori tedeschi, arrivò solo, inaspettato, incustodito al centro dell'area azzurra e lì si fece trovare in corsa dal cross di Grabowski a tu per tu con Ricky Albertosi. Colpì di destro, di piatto, ma non di piatto morbido, ma secco come i brocchi. Fece gol. L'Italia intera ammutolì. Ebbero allora inizio i 30 minuti più belli e appassionanti della nostra storia, non solo calcistica, ma sociale, di costume. Alla fine di un'altalena di speranze e delusioni vincemmo 4-3, ma non un 4-3 qualsiasi, ma quel 4-3, il 4-3. Ovunque scoppiò la felicità di massa. A Milano, a Roma, a Napoli, a Firenze, in decine di città le persone uscirono a fiumi nel cuore della notte senza sapere neanche cosa fare, dove andare, per la semplice ragione che non s'era mai fatto, che non era un rito, un precedente, un codice di comportamento acquisito dalle tradizioni. L'unica idea chiara fu che si dovesse fare baccano, dare un'eco lunghissima, la più lunga possibile, al boato della vittoria. Adesso la domanda per i nostri concorrenti. Anzi, io pregherei Manu, facciamo vedere che sai anche leggere, perché noi abbiamo le vallette laureate. Allora, prego. Dopo quella di Città del Messico, in quale anno la nazionale italiana giocherà la successiva finale mondiale? Oh, questo è facile. ¡1982! ¡Benissimo! ¡Un punto per la squadra rossa! ¡Complimenti! Avrai la stessa mia triste speranza e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore, 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 come lo porta bene l'anno, Manu. Allora, il cielo non finisce, certo, il cielo non finisce, il cielo è lì davanti a noi, è tutto da conquistare, tutto da sognare. Gli anni bui sono passati e c'è una nuova ventata d'ottimismo che attraversa il paese. La borsa galoppa, nascono nuovi mestieri. Te li ricordi, Mario? A un certo punto non c'è più il venditore, ma abbiamo il sales manager, abbiamo l'account, il designer, il consulente finanziario. Ci siamo trovati il consulente finanziario. Fino a pochi anni prima non ci avevamo una lira per piangere e adesso tutti ci avevamo il commercialista, il consulente finanziario. E poi si compra, tutto firmato. E poi finalmente anche da noi cominciano a mostrare i denti le televisioni commerciali.
E quindi anche da noi finalmente i film vengono spezzati dalla pubblicità, non dobbiamo vederli tutti interi, no? Perché anche noi, come gli inglesi, gli americani, come i popoli civili, e poi arrivano i telefilm, quanti telefilm, quante serie televisive. Ma allora voglio andare in mezzo ai miei amici del pubblico. Allora, signora, lei si ricorda le serie televisive degli... Dallas! Dallas con J.R. che non si... cattivissima, ecco, c'era il mio amico Antonio Colonnello che era un grande attore e lo ricordiamo tutti, adesso ci guarda da lassù. Antonio, scusa se ti disturbiamo per una stronzata del genere, ma lui doppiava J.R. E allora tutti gli attori, insomma, chi fa l'attore sa che ci sono i protagonisti e gli antagonisti. I protagonisti sono sempre buoni e gli antagonisti sono sempre cattivi. Ora, non sarebbe un problema se non che i protagonisti guadagnano sempre molto di più degli antagonisti. E se uno gli capita di fare l'antagonista, se la prende in saccoccia. Allora Antonio Colonnello diceva, ma J.R. è un buono. Invece no, era cattivissimo. Soltanto questo vi ricordate, soltanto J.R., cioè soltanto Dallas. Cioè Simon & Simon, per esempio, che l'ho doppiato io, non ve lo ricordate. E va bene, va bene, va bene, va bene. Un bel applauso era previsto qui. Manu è sinonimo di fortuna. Benissimo. E, insomma, che succede in questo 1982? Intanto succede che scopriamo, con 30 anni d'anticipo, 25 quanti ne sono passati, che D'Alema non si è inventato niente, perché nel 1982 i nostri soldati partono per il Libano. Ecco, quindi D'Alema non ha inventato niente. E poi trovano un finanziere italiano, un certo Calvi, questo non si dice ridendo, perché intanto perché è morta una persona, ma lo trovano suicidato, insomma non si sa bene ancora cosa è successo, ma sotto il ponte dei Frati Neri trovano Roberto Calvi, una storia in cui girano tazzine di caffè avvelenate, non mi dilungo perché non ne sanno niente loro, pensate bene. E poi a Palermo viene assassinato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e finalmente questa volta vinciamo i mondiali. Ma ecco la domanda per i nostri concorrenti. Caro Emilio, per favore mi faccia bella figura, lei è l'unico italiano che la sera del 18 giugno del 1970 stava studiando, con ottimi risultati, perché Emilio è un grande fisico, non nel senso è fisico quella che a scuola si prende 4, lui prendeva 10. Benissimo, nel 1982 inizia la carriera di presidente, che come antagonisti, no? Se uno va nel filone antagonista, rimane antagonista, e lui è nato presidente. Allora, comincia la carriera di presidente di Romano Prodi, che diventa appunto presidente dell'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, una creatura del ventennio fascista che però aveva funzionato bene anche durante gli anni della Prima Repubblica, e magari ad avercela ancora. In quale anno Prodi corona il suo grande sogno e diventa per la prima volta presidente del Consiglio? Trois, deux, un, allez, fini. Allez. Vabbè, capita. So. Prodi diventa presidente del Consiglio per la prima volta nel 1996.